Sì. Allora, vi abbiamo convocato oggi perché l'amministrazione comunale, nell'ottica di perseguire la formazione permanente dei dipendenti comunali e in modo particolare del corpo della polizia locale, in qualche modo oggi rappresento, abbiamo deciso di fare un corso di formazione che dal titolo Comunicare alla cittadinanza, proprio per andare oltre le competenze che certamente i nostri agenti hanno o seguono dal punto di vista professionale, per arrivare ad un livello di comunicazione più efficace, più vicina alle persone, alla cittadinanza, insomma, che ogni giorno contattano e toccano, e nell'ottica di migliorare ancora di più anche i rapporti e gli approcci con i turisti, che sono, insomma, un altro aspetto che per noi come città vocata alla cultura dobbiamo, insomma, sempre tenere presente e vogliamo amplificare. Il progetto in sé potrebbe, insomma, non destare tutto questo interesse. In realtà è una questione che secondo me marca la differenza tra un prima e un dopo. È un tipo di formazione che il Comune di Viterbo non ha mai fatto, è un tipo di formazione che ho molto apprezzato, perché quando l'ho proposta al comandante ha avuto subito una disponibilità anche non usuale, perché ripeto, una richiesta del genere non mi rendo conto, insomma, non tutti e tutte le amministrazioni la fanno. E questa è dimostrazione del fatto che il corpo della polizia locale è molto disponibile ad aprirsi, lo ha sempre dimostrato. Mi dicono che gli agenti, spero di non essere contraddetta, hanno comunque preso positivamente questa notizia, e nell'ottica proprio di migliorare la città e soprattutto il valore simbolico che loro rappresentano, appunto, come città di Viterbo. Quando parlando con il professor Palmisciano, che conosco da vecchia data, esperto in comunicazione, parlava appunto di cercare uno strumento per migliorare la comunicazione tra il nostro corpo e la cittadinanza, subito, insomma, ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d'onda, e lui ha operato un programma preciso, calibrato sulle nostre esigenze. Dalle informazioni che abbiamo, è uno dei pochi prototipi in Italia, dovremmo essere uno dei primi comuni ad aver voluto una formazione di questo tipo per i nostri agenti di polizia locale. Le altre esperienze si sono principalmente calibrate su altri corpi, altre forze dell'ordine, e soprattutto su livelli di tipo gerarchico. Nella nostra situazione, invece, noi abbiamo voluto organizzare due corsi di formazione per tutto il personale, per tutte le 65 unità di personale che abbiamo, proprio perché ognuno si possa confrontare e migliorare nell'approccio comunicativo con la città, tenendo anche presente che viviamo un momento particolare del nostro tempo, dove le persone, per tutta una serie di motivazioni anche di crisi economica, di difficoltà e di disagio, hanno qualche difficoltà in più nel confrontarsi, nel rapportarsi, anche nell'avere delle informazioni molto semplici relative alla città. Per cui un'attenzione alla modalità di approccio, a come avvicinare, a come dare informazioni, secondo noi è un modo per qualificare la nostra città e proporci al meglio.